Ciao a tutti, ciao. Oggi siamo qui alla quarta edizione del Pub Festival e siamo qui in compagnia di Capitano Artiglio. Ciao. Ciao, benvenuto. Grazie. Noi ti volevamo fare qualche domanda. Certo. E partiamo innanzitutto da quello che stai facendo. Sì. Quindi cioè, ci puoi raccontare a cosa stai lavorando, qualche anticipazione? Ottimo. Okay. Allora, sì, sto lavorando al terzo volume di Kids with Guns. Ho già iniziato con gli storyboard. Dovrà uscire verso marzo dell'anno prossimo. Ah, fantastico. Quindi sì, tutti più o meno a distanza di un anno. E poi sto continuando a scrivere Seppi, che è una serie che sto curando su wilderonline.com assieme a Oscarito e Beilongo, e diciamo avrà nuovi sviluppi a breve. Ah, bene, bene. Allora adesso vedremo in futuro i nuovi sviluppi. Quest'anno è stata organizzata anche una mostra dal titolo Matite Motori, a cui tu hai preso parte. Sì. Con un'opera. E se, ti volevo anche chiedere se ci puoi spiegare un po' il soggetto dell'opera, perché hai scelto quello. Oh, okay. Okay. Sì, appunto, in occasione del Motor Valley ho pensato di disegnare appunto un dinosauro su una moto. Appunto, io disegno sempre dinosauri, però non avevo mai disegnato una moto, quindi in realtà è stata una buona sfida. Infatti anche questo è stato fatto da Capitano Artiglio. Ah sì, esatto, 2 anni fa. Esatto, i dinosauri. Sì. Sono anche qua. Sì, è la cifra stilistica, sì. Diciamo che... Esatto. Bene, e a proposito di motori, macchine, ecco, volevamo sapere se sei una qualche macchina o motociclette, insomma, okay. Qualche motore che ti piacerebbe guidare, con una macchina dei fumetti, dei cartoni animati. Okay. Forse più che guidare, proprio avere, mi piacerebbe avere la moto di Kaneda in Akira. Ah, che bello. Forse il veicolo più bello mai disegnato. Sì. Sì, sarebbe proprio bello se è una collezione. Esatto, da tenere in garage. Sì. È vero, esatto. A provo. Bene, allora grazie. Grazie a voi. Grazie per essere venuta al PAF e ti aspettiamo al prossimo PAF. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao.